questo bambinotto che ha in mano, guardate, in braccio, 5,5 kg. Sapete come si chiama? Si chiama culatta. Io sono qui a Busseto, sento anche il canto, il suono delle grandi musiche di Giuseppe Verdi, però io sono venuto qui per la culatta e vado a cercare Paolo, che è il grande esperto di questa azienda. La culatta nasce da una carne della coscia del suino pesante italiano nazionale, esattamente nelle aree che riguardano le regioni dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Ma la differenza tra culatello, che zibero, e culatta qual è? La grande differenza rispetto a un culatello è che questa mantiene una parte di cotenna. Ah, ecco, è stagionato con cotenna e il suo grasso. Mentre il culatello ha una forma molto simile, però è completamente scotennato. Questa è la fase proprio dell'inserimento della rete. Il prodotto, dopodiché, viene chiuso con delle clip, con questa macchina, e viene portato poi successivamente a quella fase che chiamiamo primo sale. Questo è il sale più vecchio conservante che esiste in natura. È una concia che è fatta a base di sale, aglio macinato e un pochino di pepe. Quindi la prima salatura è fatta, poi restano per quanto tempo? Allora rimangono sotto primo sale per 4 giorni. Dove restano per 4 giorni? In una cella temperata tra 0 e 4 gradi, condizionata per tenerli al freddo. Si dice che è una presa sale al freddo. Dopo 4 giorni tornano per un'altra salatura. Quindi un'operazione molto simile a quella che vedevano prima, perché dandoglielo in due fasi il sale ha più facilità a penetrare al centro, che è la fase cruciale della nostra operazione. Dopodiché vengono messi ancora su questi carrelli in modo orizzontale e tornano nella cella di riposo, dove sostano fino a 21 giorni. Quindi prima 4 giorni, poi altri 21. Poi che succede? C'è la fase di sugliatura, che viene fatta più o meno dopo 4-5 mesi. Quale maestria riesce con il pollice e poi con il polso ad accarezzare? Io dico ad accarezzare, bisogna accarezzare proprio la culatta. Dopo questa fase viene rimessa in rete e va ad ultimare la sua stagionatura nelle cantine. E quanto tempo? Fino a 12 mesi complessivi. Paolo, mi sembra di essere tornato bambino sulle macchine da scontro. C'è questa macchina, io mi siederei sopra e mi farei portare. Sì, viene guidata da una sala regia, appunto, su un programma che gli dà delle missioni. Una macchina così da sola sa quello che deve fare, ha il suo segreto, non si ferma mai. E quando è scarico da solo va a caricarsi in una postazione. Dai, su, Paolo. Cioè, quando si scarica si va a caricare da solo, incredibile. Fa anche un'altra cosa molto importante, Luca, che è questo: apre la porta da solo. Questi portano più o meno 1000 kg. 1000 kg, sopra? Sopra, e c'è anche il vantaggio che pesa a comando. Il bello è che lo può fare anche di notte. Pazzesco. Ora si gira e va posizionato. E poi chiude la porta. Quando va via chiude anche la porta. Chiude la porta, noi abbiamo il regista, tutti dentro. Se esce, chiude la porta, lui sa se c'è qualcuno dentro e si ferma, o chiude e loro restano dentro? No, chiude e loro restano dentro. Ah, eccola, Chicco! È rimasto dentro Chicco! No, come facciamo adesso? Questo se ne va già. Questo va a fare un'altra missione. Un'altra missione, ad un altro ordine. Ragazzi, qui siamo sulla Luna. Lasciamolo andare, va. Ciao. A quanti piani siamo sottoterra? Siamo uno, più o meno 4,5 metri dal livello della terra. Io amo questo profumo. C'è un profumo di salumi incredibile. Ci troviamo solo culatta o culatello? Quelli sono insieme in questo momento. Questo è culatello? Sono il culatello DOP e davanti abbiamo la culatta. Che prezzo può avere una culatta? 25 euro. 25 euro al chilo? Al chilo. Mentre il culatello? Il culatello va a 50.
è fondamentale usare il famoso osso di cavallo, che serve per puntare e cercare di andare all'interno dalla parte del grasso per poter poi chiudere il buchino che si viene a creare e sentire poi col naso se è tutto conforme, quindi se sa di stagionare. Quindi serve un olfatto, serve, ci vuole proprio una persona con esperienza. Ci vuole un'esperienza, è chiaro che uno deve sentire degli odori anomali. Questo è l'osso di? Di cavallo. Si sente? Si sente un buon profumo di stagionato, in base a quello che uno... Lo fa sentire anche a me, scusa, perché anche per capire. Prego. Adesso lei deve prenderlo e metterlo vicino al naso e respirare dal naso. Giuliano, sai cosa sente, cosa vedo? Sì. Che non lo devo mangiare, uno dice che non lo devo mangiare. Giuliano. E lui ormai è l'assaggiatore, quello che sente i profumi, anche quello che sa affettare, anche con le mani, ho capito, a parte la macchina. Vai. Allora, amici, adesso sono 8 mesi, 7 mesi che andiamo in onda. Vieni più qua, Paolo, scusa se non ti vedono. Faccio una cosa nuova. Non l'avete mai vista. Guardate, eh.